Salve a tutti, eccomi di nuovo fra voi e quest'oggi per voi ho un nuovo romanzo da farvi conoscere. E il romanzo è di Laura Gaeta, La luna di Nefele. Ad attrarre i lettori, a trascinarlo con sé nella storia, non è tanto la trama del romanzo, ma il modo di esprimere della scrittrice, che evolve il lettore in migliore amico dei due protagonisti. I protagonisti, ossia Nefele e Hudson, si alternano i tempi di narrazione. Loro espongono al lettore i propri sentimenti e i propri pensieri. Nefele è un'archeologa americana di origine greca da parte di madre, ma ha la stessa passione che ha il padre, ossia è attratta come lui dal mondo antico greco. Lei non si è mai sentita inoltre integrata nella società americana. E a differenza di quella greca che ha sempre considerato essere la sua vera casa. Nella vita ha sempre quindi sofferto questo rifiuto da parte della società americana e ha sempre tentato di essere ciò che lei volevano fosse, soprattutto col padre, che è per tale motivo che lei accetta il suo primo incarico. Lei deve andare in Grecia per visitare un sito archeologico e decidere se dare il consenso per fabbricarci sopra. Durante il tragitto in aereo per arrivare sul posto, fa lo spiacente incontro di Hudson, un attore americano molto amato per la sua bellezza, ma considerato comunque di serie B. Hudson, a differenza di Nefele, non cambia ciò che è per far piacere agli altri, ma anzi sfrutta l'abilità di attore e le maschere che conosce per ottenere ciò che lui vuole da loro. Fra i due nasce subito un odio che è espresso in vari modi, soprattutto nei litigi, nelle ripicche e nei ricatti. Questa parte del romanzo l'ho ritenuta essere la più divertente e fa ridere tanto di gusto. Poi, giunti in Grecia, sono entrambi convinti di non rivedersi mai più, ma il fato sembra ridere di loro e si troveranno nell'hotel dove loro albergano. A questo punto Hudson scopre che è proprio Nefele che lo introdurrà in questo mondo antico e in quel ruolo di archeologo che lui dovrà interpretare nel suo prossimo romanzo, nel suo prossimo film, scusate. Da questo momento ci sarà un cambiamento perché subentreranno dei problemi e loro avranno un amico in comune che farà loro deporre l'ascia di guerra, permettendo quindi al vero sentimento che alberga in loro di uscire, ovvero quello dell'amore. Un sentimento che comunque lui continuerà fino all'ultimo a rifiutare, a reprimere, poiché non si sente all'altezza. Si sente nulla, ecco. Ma la razionalità prevarrà sul sentimento, sul cuore o no? E soprattutto, riusciranno a smascherare il nemico? Vi dico fin da adesso che non esistono in questo romanzo personaggi perfetti. Tutti esprimeranno il vero io al lettore e quindi si conosceranno i suoi pregi e i difetti. E voi che pregi e difetti avete? Io con questo concludo, un abbraccio e alla prossima settimana con un altro romanzo da presentarvi. Alla prossima!